siamo tornati in diretta e devo dire già qualcosina, sì, si intravede. Forse dovremmo leggermente avvicinarvi un pochino voi o allargare ecco, la telecamera, già subito il nostro direttore che arriva e beh, così siamo veramente perfetti. È meglio di così, guarda, moriamo, proprio una bella esplosione di colori questa mattina. Buona domenica. Buona domenica Antonella, buona domenica a tutti. Dall'altra parte. Buona domenica a tutti, buona domenica Antonella. Ecco qui, i nostri ospiti, praticamente staremo insieme per questa oretta, ascoltando tra una canzone e l'altra, ci racconteranno anche di questo progetto interessante, insomma Roberta che è una cara amica ormai della radio, quindi insomma spesso e volentieri sei qua, quindi... Ormai. Se non sbaglio anche con Silvio Cacciatore è stata l'ultima volta, adesso no? No, saremo con Silvio presto. Anche? Sì. Ah, non c'è stato il no, prima? No, ancora no. Ah, voleva... Ah, ok, io ero convintissima invece che abbiamo iniziato con te, cara. Sono contenta e onoratissima, devo dire, di questa cosa. Allora, Roberta, in questo momento noi abbiamo anche un'altra parte del cast, perché uso la parola del cast, perché c'è questo progetto molto interessante che si chiama La Bella e la Bestia, questo musical che è, esatto. È da quanto tempo in... In cantiere, da 7 mesi. Da sette mesi. Che va in cantiere e sì. Praticamente abbiamo adesso oggettivamente, come dire, concretizzato. Esattamente, siamo pronti e adesso insomma mancano 5 giorni. Siamo agli sgoccioli, venerdì 22, sabato 23 presso il Salone Parrocchiale di Annà saremo in scena proprio con La Bella e la Bestia, La Rosa Incantata. E quindi questo insomma è il... Noi abbiamo deciso di portare oggi una serie di ospiti tra Federico che praticamente sul palco sarà... Io sono Lumière, mentre Robby fa La Bella. Era ovvio, ovviamente, no? Quindi Lumière è praticamente tutto il cast, poi insomma abbiamo anche altri 2 personaggi importanti che poi scopriremo nell'arco della nostra mattinata e poi avremo anche, io qualche domandina su quello che dietro le quinte ve le devo chiedere. Ovvio. So che c'è da ridere, da arrabbiarsi. Sì, sempre, però è un divertimento. E volevo anche ricordare che avrò l'onore di essere un po' la presentatrice ufficiale delle 2 serate e poi altre serate, se non ricordo male, le farà ci anche sarà Silvio. Il 25 alle ore 18 al Cineteatro Don Bosco, presentato da Silvio Cacciatore. Quindi insomma abbiamo veramente tanto da dire. Allora noi, questo è un po' il nostro inizio, ci mandiamo una bella canzoncina e poi torniamo. È finita la volta, la prossima volta. Allora io salutiamo, mi ha chiamato adesso Davide che parte lui del cast. Tra le altre cose mi ricorda che tu oggi fai l'onomastico. Sì. Apposta ho visto che hai portato caffè a go go per tutti, cornetti, vi siete svenati. Oggi è festa. Allora io, Robby, volevo fare una domanda a Lumière. Ok, praticamente Lumière, come mi hanno suggerito insomma gli altri tuoi colleghi, è il donnaiolo di questo musical. Insomma Lumière rappresenta un posto donnaiolo che si fa con tutta la servitù e non solo. È un po' una... la domanda è, ti rappresenta? Non so, se sei fidanzato stai attento, perdonimi. Allora, io sono fidanzato, sì, però non mi rappresenta, nel senso non mi ci vedo... Come donna come io, mio caratteristico, no. Però diciamo la regista, che è la mamma di Robby, Tina Lucarà, che io saluto. Salutiamo ovviamente. Mi ci ha visto, anche perché dice che lo interpreto bene, quindi è stato feeling dalle prime prove. Quindi insomma è è abbastanza divertente, no? Com'è? Sì, sì, diciamo che è un personaggio che punta anche sulla simpatia. Ecco, qual è la cosa un po' che ti ha, cioè, provando, qual è stata la difficoltà più grande, no? Di entrare in quello del ruolo, questa R moscia, no? Un po' sì. Un po' la R moscia è stata la difficoltà iniziale, perché pure con la mimica è un po' difficile. Quindi, poi c'è anche dei balletti, credo, no? Ci sì, sia anche sì, lui sì, fa sì, parte, sì. Perché ricordo che lui... Sì, la famosissima Stia con noi è la canzone di Lumière. Ecco, sì, quindi sì. Insomma, è che è molto bello, sì. Vedo l'ora. Io ragazzi non ho visto niente, cioè anche lì sono la presentatrice, benissimo. Invece proprio che stiamo parlando del cast e qui abbiamo quindi Federico che rappresenta Lumière. Sì. E vogliamo fare una carrellata e salutare, se no
no, poi veramente c'è... Giustissimo, salutiamo tutti i ragazzi. Allora abbiamo la bestia, che è il principe Adam, che è Renato Nicolò, Gaston, Peppe Borruto, Lumière, abbiamo detto Federico, Mrs. Brick, Vittoria Fontana, Tokins, Antonio Ritano, Letonta, Andrea Scalmana, Maurice, Giuseppe Naso, Chicco, Rebecca Spinella, Madame Marmoire, Giovanna Liuzzo, Fifi, Sabrina Vadalà, Le Bimbette, Giusilaura Candido, Clarissa Criseo, Antonella Licordari, poi abbiamo Messier Dark, che è Dario Toscano, che interpreta anche il ruolo del mercante, e poi Popolani Oggetti, che fanno anche il corpo di ballo, che sono Elena Andriano, Davide Gatto, Maria Grazia Liuzzo, Rossella Minniti, Lorenzo Spinella, Maria Toscano, che è anche la nostra coreografa, Katrin Tripodi, Cristiano Zindato. Insomma, li abbiamo nominati un po' tutti, quindi. Sì, poi vabbè, abbiamo la parte tecnica pure, quindi la regia di Tina Lugarà, preparatore vocale Ida Plutino e Renato Nicolò, le coreografie di Maria Toscano, l'abbiamo detto, tecnici, lo staff, proprio abbiamo di tecnici audio e luci, che sono Isabella Palamara, Silvio Cacciatore e Davide Moragas. Faccio così perché non voglio dimenticare nessuno. No, ma assolutamente dobbiamo farlo, insomma, esatto. Anche è corretto, perché uno ci lavora. È giusto, sono sette mesi di durissimo lavoro. Ascoltando sempre niente, però un saluto mi pare è doverosissimo. Esatto, sette mesi di duro lavoro. Poi abbiamo lo scenografo, che è Giuseppe Naso, la parte della falegnameria, quindi hanno proprio costruito le scenografie che vedrete, veramente vi stupiranno. Simone Marino e Lorenzo Spinella. E poi vabbè, molti di noi hanno dato una mano per pitturare, eccetera. Ma questa è la parte di una grande famiglia, esatto. Di cosa facciamo? L'arte dell'arrangiarsi. Esatto, ci siamo con un budget veramente zero, abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Poi abbiamo gli assistenti di palco, Pietro Falcomatà, Simone Marino e Salvatore Borruto, i costumi a cura di Pina Costarella con l'associazione culturale Polvere di Fata, e il make-up artist, il nostro mitico Renato Maisano. Lui che ieri, insomma, si è pure, sì, lui fantastico. E poi abbiamo la grafica sempre curata da Giuseppe Naso, ovviamente ringraziamo la radio, Radio Studio 95. Vabbè, faremo dopo alla fine, ecco, però insomma, è giusto, questo dirlo. È un po' per raccontare una chicca, Robby, una chicca, quello che è successo. Cioè, di tutto! Ti arrabbi mai? C'è stato un momento che tu dici, mamma mia, via fuori tutti, mi avete Via fuori io! Totalmente. Sì, una volta due l'ho pensato, però è troppo l'amore per il teatro, per il musical. È arrivato un messaggino, insomma, che ci dicono che La Bella e la Bestia è la mia fiaba preferita. Non vedo l'ora di vederlo, quindi sarà sicuramente di vedervi, quindi sarà una persona sicuramente, e ricordiamo che si possono acquistare ancora i biglietti. Sì, posti disponibili ancora, non moltissimi, grazie a Dio. Prevendo direttamente lì dal... Sì, quindi si può andare, ci si può rivolgere lì, esatto. Ricordiamo venerdì e sabato alle ore 21 esattamente al salone parrocchiale di Annà, mentre lunedì 25 alle ore 18 presso il Cineteatro Don Bosco, quindi un pochino. E quello che è più discolo del gruppo, Federico, infatti io quando è arrivato qua, tu il primo che mi siedi qua, parliamo 10 minuti, un attimo, si vede, poi insomma la parte di Lumière si toglie fuori, che non è donnaiolo, è furbo, sta lì che proprio va, invece la persona più, perfettina, Giuseppe Naso. Io li conosco un po' tutti, lui è Giuseppe, lo immagino, e poi sì, lui è arrabbia, preciso, sì. Penso che va molto. Giuseppe è preciso, certe volte si arrabbia non lo dice, poverino, e perché lui si fa dispiace, il però. Ruolo? Mio padre, Maurice. Maurice, ok, sì. Io insomma ricordo i ruoli, poi abbiamo il ruolo di Gaston, che è Peppe Borruto. Peppe Borruto, esatto. Chi è questo giovane? Questo giovane che presto conoscerete. Sì, presto, insomma, sarà il prossimo ospite, che okay? Poi ce n'è un altro. Che insomma la creme della crema, noi abbiamo, esatto. Insomma, non perché io saluto un po' tutto il cast, ovviamente abbiamo cercato qui insomma una domenica di poter rappresentare in maniera diversa, però salutiamo, ripeto, ricordo ancora un po' tutti. Allora, noi andiamo un po' un'altra canzoncina, poi si va in pubblicità e poi ritorneremo e avremo Federico, lo congediamo e avremo l'altro ospite, quindi Federico, c'è qualcosa che vuoi dire? Adesso o taci per sempre? No, basta. Vi aspettiamo il 22 e il 23 e buona domenica a tutti. Ecco qui, molte poche parole, tranquillissimo, il balletto ci sta tutto, te lo ridi, non è che te lo dimentichi là sul palco. No, non c'è questo pericolo. Io di chiamarti, ti devo qualche gaffe, mi devo inventare qualcosa. Quindi tra poco voi non cambiate perché avremo un altro ospite, chi conosceremo del cast? Sorpresa. Sorpresona.
Allora, abbiamo cambiato adesso dall'altra parte. Roberta, me lo puoi presentare tu? Ovviamente, il mio mitico Gaston, Peppe Borruto. Buongiorno a tutti e buongiorno Antonella. Buongiorno Peppe. Allora, il tuo ruolo è veramente bello tosto. Eh sì, Gaston è un ruolo particolarmente tosto. Abbiamo quest'uomo pieno di sé, abbastanza ignorantello, tra l'altro. Muscoloso, che sì, arriva. Che no, che più che altro rispecchia un po' quella che è l'immagine che si dà oggi in televisione, cioè che conta solamente l'estetica, i muscoli, i capelli, le sopracciglia, le unghie, tutta senza contare perfettino, poi perfettino, senza contare poi quello che effettivamente uno ha all'interno, no? E per questo però devo dire che alla fine della favola non lo tira fuori il buono che ha dentro. No, niente, lui resta sempre se così. Se la favola rimane come è sempre la favola originale. No, io tolgo gli occhiali adesso, insomma, penso che... E devo dire, che carino, mi è piaciuta questa tua... Beh, insomma, ragazzo molto interessante il nostro. Sei fidanzato? No. Facciamo il ruolo da tronista? Felicemente sì. No, lo faccio pure qui, è un ruolo da tronista. Gaston, un qualcosa che dici tu, arriva questa parte, la prima cosa che hai pensato, lo faccio, non lo faccio, è difficile, mi prende tempo? Io ho una particolarità, ogni volta che iniziamo un musical faccio no, questa parte non la voglio fare, non mi piace, non me la date, però poi alla fine si rivela sempre una bella parte, infatti mi sono divertito particolarmente a farla. Diciamo che mi rispecchia, no scherzo, non è che mi rispecchia, però mi piace interpretare questo tipo di ruolo, del cattivo, dell'antagonista, insomma, no? Quello un po'... Sì, anche un po' particolare, no? Arriva lui con tutto sì, il... col suo vocione, io sono Gaston, faccio quello che voglio. Fammi una parte, vai veloce, vai, forza, in diretta, 10 secondi, vai, ce la puoi fare, dai. 10, questo proprio... Ah, bel, sarebbe ora che la smettessi con questi libri e ti occupassi di cose più importanti, per esempio di me. E poi le bimbette che fanno, è bellissimo. Sì, ma io le bimbette già immagino, io saluto Giusy Laura, che lei fa parte... Sì, è una delle tre bimbette. La saluto, immagino, sì. Lei tutta bella, sì. Che bello questo capellone riccioluto, che bello. E Robby, io una cosa invece, insomma un cast variegato, devo dire, abbastanza anche di divertimento, no? Quante sì, notti assolutamente. Insonne? Notti insonni a lavorare, alle scenografie, a organizzare, a preparare, insomma è abbastanza... tosta, però mangiare al volo, organizzare, vi ho seguito anche su Facebook, sì. No, vabbè, facciamo mangiare tutti post prove, via distrutti, andiamo a mangiare, andiamo a rifarci almeno, dobbiamo riprenderci, e quindi questo è molto, anche si è creata anche una bella sinergia, sì, un bel gruppo, veramente. Vogliamo salutare qualcun altro, dobbiamo ricordare, io voglio salutare Cinzia che ci sta ascoltando, sì, a proposito, ciao, invece Gino. Ritornando a noi, ringraziamo il comune, sì. Che ci ha dato il patrocinio, e quindi anche gli assessori, in particolare Crea, Marciano, che insomma ci hanno aiutato tantissimo, e la parrocchia di San Giuseppe di Annà, con Paola, Franco e tutti quanti che insomma si sono messi a disposizione per darci una mano. Beh, perché una cosa molto importante. In fondo noi siamo dei ragazzi, non abbiamo grossi mezzi dalla nostra parte, quindi comunque abbiamo dovuto chiedere a chi poteva darci un aiuto di farlo, e abbiamo trovato della gente che ci ha dato una mano. Questa è ogni volta che tu vieni in radio, noi insomma parliamo sempre di alcuni progetti, la cosa bella è che nascono delle idee che sono divertenti, perché in realtà c'è un lavoro dietro, esatto. E ci vorrebbe un supporto sia economico, tecnico, di un certo anche spessore. Nonostante questo, tra virgolette, anche perché poi c'è insomma una bella squadra dietro, insomma, anche di grandi professionisti. Assolutamente. Però questo non vi ha neanche buttato giù. Non ci ha scoraggiati, giù. No. Dire che la prima frase di Ida, quando abbiamo fatto la prima riunione, in cui eravamo veramente, cioè, senza nessun budget, senza nessuna idea, proprio così, e lei è stata la prima a dire: ragazzi, si deve andare avanti, in un modo o nell'altro ce la facciamo, con le nostre forze ci diamo una spinta e riusciamo a farcela. Questa... è stata la prima proprio a darci la ma forza, sono quelli momenti per questo che... progetto. E questo Gaston, giusto? Mi correggi. Sì, Gaston. Gaston, praticamente poi nella vita non sei così, no? No, diciamo che Gaston è un po', secondo me, una
sorta di parodizzazione, ti ripeto, dei canoni che abbiamo oggi, cioè solamente dell'estetica di colui. Io spero di non esserlo, poi se Roberto vuole dire, non lo so, io spero di non essere... No, metà in metà, dai. No, no, Peppe è un ragazzo, questa è la cosa bella di Peppe, no? Lui è, magari lo vedi, è un bel ragazzo oggettivamente, però non è un ragazzo pieno di sé, cioè lui è un ragazzo che si interessa, studia, lavora su se stesso. Io una cosa che ci tengo veramente a dire è che è una cosa magari stupida, però lui sapeva di dover fare quel determinato ruolo, si è cresciuto i capelli. Cioè, per giusto, dirti, una persona che tiene realmente a quello che fa, anche se noi anche la vediamo realmente. No, però adesso io dico, cioè, meno male che ha fatto quel ruolo, ma se doveva anche ingrassare, no. No, quello no, non avrei fatto il musical veramente. Magari l'avrebbe fatto, gli erano dati questi ragazzi. No, no, dai, insomma, una cosa molto, un lavoro dietro, insomma, venerdì e sabato ricordiamo questo appuntamento. E io voglio salutare anche Silvio Cacciatore, che in questo momento ci sta sentendo, guardando, che farà parte anche lui poi della parte della presentazione e anche nella parte tecnica, che darà una grandissima mano insieme a Isabella. Tra poco, ecco, cioè ci sta salutando, e tra poco io avremo un'altra ospite, che conosco bene, ecco lì, insomma, avremo modo anche di chiacchierare sul suo ruolo, però due minutini ancora io ti voglio tenere qua, certo. Poi insomma salutiamo e poi faremo vedere anche l'altro personaggio che è interessantissimo tra pochi minuti, quindi una canzoncina e poi torniamo ancora qua in diretta. Mancina, che a me piace molto questa canzone, si chiama Piccoli Miracoli, è un po' piccolo miracolo quello che avete creato voi, no? Possiamo dire. Un miracolo, un'associazione, un gruppo anche di amici, diciamo che questa cosa vi ha anche unito, il fatto di... Sì, il fatto di partire insomma senza un budget, abbiamo fatto un fondo cassa ciascuno, ci siamo aiutati insomma chi a pitturare, chi a fare scenografie, e questa credo che sia... Ecco, una cosa che ci ha unito particolarmente. Io ho avuto il piacere di conoscere, ci tengo a salutarlo, Giuseppe Naso, il nostro scenografo che ha insomma disegnato le scenografie, i fondali, insomma. Con lui ci siamo divertiti a dipingere fino anche alle 2-3 di notte, insomma serate, senza dormire, per finire insomma le scenografie. E credo che sia comunque una cosa che ci ha unito tutti insieme più che mai, insomma, no? Quindi abbiamo invaso le case di Rossella, di Maria. Ah sì, Rossella, sì, ringraziamo Rossella che ci ha prestato la casa più e più volte. Quindi anche questo scambio di aiutarsi, sì, questa cosa che si è uscita fuori, che è molto bella, questo insomma anche nei momenti di difficoltà di voler andare. La Bella e la Bestia, perché questo musical? Cioè perché questo, non un altro, non so, Cenerentola? Perché in realtà è sempre stata, vabbè, la mia fiaba preferita. Poi una sera praticamente di fine agosto ci siamo ritrovati con Giuseppe Naso e Vittoria Fontana a Pentidattilo a mangiare i cornetti, ed è nata questa idea folle: perché non mettere in scena La Bella e la Bestia? Poi abbiamo chiamato Renato Nicolò, la mia bestia, che saluto, e abbiamo insomma cercato di creare questa cosa. Abbiamo chiamato subito Peppe, sei disponibile? Federico, sei disponibile? Giovanna, insomma tutti quanti, e quindi abbiamo avuto tantissimi sì. Quindi questo vi ha portato da un'idea a concretizzare, sì, a quello che è quello che andremo a vedere venerdì in scena. Esatto. Insomma, Radio Studio 95 che sarà presente con le nostre telecamere, poter immortalare il momento e poi mandarlo più volte in replica, speriamo, quindi è una cosa importante seguire. Io adesso devo salutarti, Gaston, perché voglio, insomma, adesso c'è un altro personaggio importante che mi darà anche qualche chicca in più, perché secondo me lei ha qualche cosa da raccontare, e quindi che facciamo? Facciamo un attimo in diretta questo passaggio? Sì, no. Ok, così ciao a tutti ragazzi, buona domenica. Lui è Gaston, lo vedrete venerdì, ragazze andate. Io invito le ragazze per Gaston. Sì, No, mi piace questo subito, nell'immediato, da una parte all'altra, spostarci. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Antonella. Ecco qua la nostra Giovanna che fa la parte di Madame Armoire. Madame, che sarebbe? L'armadio, la cantante lirica.
Ecco, una cantante lirica. Giovanna, tu adesso, ok, il personaggio è bello, quello che... Tu mi devi dare poi delle chicche, no? Mi devi raccontare qualche pettegolezzo. Giusto, giusto, da me lo vuoi sapere? Sì, allora, se posso... Perché Federico non me l'ha detto. Io ce l'ho il pettegolezzo, Gaston... però non faccio nomi, va bene? No, nomi no, assolutamente. Okay. Tutto quanto... Allora, niente, allora auguro soltanto alla nascente coppia, okay, una fortuna, perché di solito la bella e la bestia, e tu lo puoi confermare, Antonella porta bene, sì, quindi... È vero, è vero. No, io volevo arrivare a questo, no, nascono, deve stare insieme, quasi 20, adesso 24 ore su 7 mesi, no, quasi, sì, automaticamente sono nati piccoli, le simpatie si creano, incrociamo le dita, no, quando io devo dire che sono contenta se c'è questo, perché alcune coppie sono andate meravigliosamente, ci sono, e noi siamo felicissimi di questo, io e te in particolare. Esatto, Galeotta fu la bella e la bestia. Galeotta. Assolutamente. E invece Giovanna, è nato qualcosa, hai conosciuto qualcuno che inizialmente non lo conoscevi, però sai, standoci insieme hai trovato la positività, che ne so, oppure il contrario? No, guarda, sinceramente io sono contenta del gruppo, perché comunque... All'inizio io non conoscevo quasi nessuno, perché comunque venivano da altre realtà. Con Roberta sì, con me no, tipo Peppe, Federico, li conoscevo di vista, ma a parlarci, avere rapporti no. Ed è bello, perché comunque conosci tanti aspetti delle persone che magari a prima vista non puoi mai sapere. Ed è bello, perché comunque siamo 26 e secondo me è un bel gruppo. Poi le persone si conoscono in due momenti importanti della vita, secondo me. Le vere persone si conoscono quando hanno fame. Cioè, nel senso, tu conosci, cioè proprio una persona quando ha fame vedi quello che è, esatto, l'animale proprio a livello istintivo, proprio esce fuori, quindi sì, la stanchezza, l'aiutarsi, e quindi vi siete anche ritrovati spesso e volentieri, che so, a fare tardi e mangiare lì, tutti morti di fame, tra virgolette, no? Esatto. Sì, sì, vabbè, le pause di dolci del pomeriggio... No, devo dire che purtroppo non hanno provato nulla di quello che ho fatto, no, io, ma Giovanna, prima poi arriverà. Giovanna non è, tra le altre cose, insomma, fa dei cupcake, tra le altre cose, insomma, è una famiglia di grandi pasticceri, insomma, di chef, e lei fa dei cupcake. Se volete andare, ricordiamolo dove si trova il... Ho la pagina Facebook Cupcake di Gio, quindi mi possono contattare direttamente, sì, là, oppure al negozio dei miei genitori, il pastaio che... Perfetto, io consiglio di andare su Facebook, mettere mi piace e seguire tutta quella che è la bontà di questi cupcake. Confermiamo assolutamente. Grazie. Dobbiamo organizzare qualcosa, invece aprire proprio un locale tutti, esatto, insieme con Giovanna, la bella, con Giovanna, dobbiamo fare questo. Tutti. Ma guarda che bisogna anche metterle su interest, idee, tipo quando fanno un tot. Ormai i giovani è normale, no? Fare qualcosa che ti può aiutare, tutto sul web si può, esatto, trovare, perché no? E praticamente Roberta, sì, di Giovanna invece, che questo ruolo, cosa che la difficoltà che si è trovata? Beh, insomma, Giovanna fa la parte della mediatrice, tra virgolette, che cerca di convincere Belle a vedere al di là dell'aspetto della bestia, quindi cerca di convincerla a vedere realmente chi si nasconde dietro la bestia. Questo, insomma, un po' ti rappresenta? Beh, sono sempre stata quella tipo che cerca di mettere la pace, no? Quindi vai oltre ciò che vedi, è questo. Comunque è sempre bello andare oltre il primo aspetto, oltre la facciata, perché non si sa mai quello che c'è dietro. Quindi sì, un po' mi rispecchia questo. Questo lei, hai scelto tu il ruolo o ti è comunque... No, da quelle famose, diciamo, provini che abbiamo fatto, sì. L'unica difficoltà che ho avuto è che non pensavo mai di dover cantare con la mia voce e incidere, diciamo, perché tutto mi sento tranne che una cantante. Ma manderei una canzone e poi vorrei parlare dell'aspetto canoro, che è una cosa anche che mi incuriosisce, perché non lo farò mai. Cioè, nella vita mi dicono: puoi fare tu, non puoi cantare, e io vado, non ci sto, prima o poi canterò anch'io. Canterai, sì, sì. Noi
andiamo anche veloci, perché i tempi radiofonici, ragazzi, sono quelli, tra televisione e tutto quanto, cerchiamo anche di inserire la parte vocale, no? Giovanna, Roberta, avete registrato, provato, riprovato? Sì, assolutamente. Io, vabbè, in particolare io, alcuni di noi hanno provato sia con Ida sia con Renato, e poi Renato si è occupato di tutta la parte tecnica, okay, quindi la registrazione, insomma, un bel lavoraccio. Sì, un bel lavoro, un bel insieme lavoraccio, che siete uniti e creato questo gruppo, a me veramente fa molto piacere. Io volevo ancora ricordare il discorso, insomma, che da un gruppo di giovani nasce questo progetto. Una sera per caso ci si incontra, si mangia, si beve e nasce questo. La cosa più bella è quei rapporti che poi si vanno a creare. Esattamente, poi comunque crei dei legami d'amicizia anche con persone che non magari non ti aspetti. Alcuni di loro, vabbè, io in realtà conoscevo la maggior parte di loro, già, cioè, vabbè, la maggior parte viene alle Tual Dance, quindi comunque era un progetto delle Tual Dance e quindi sono stati coinvolti. Alcuni dei ragazzi hanno già recitato con me per anni e anni e anni, li ho cresciuti, sembro la loro zia. E quindi c'è un e po'. E poi, vabbè, abbiamo fatto amicizia con i ragazzi di Bova che sono venuti con Renato, quindi Rebecca, Giovanna, Antonio, anche un Silvio. Po' si è riuscita ad amalgamare. Perché dovrebbero venire le persone a vedere il musical? Perché 7 mesi di lavoro sono tanti, perché comunque ci abbiamo creduto, non ci abbiamo dormito, abbiamo cercato 100.000 soluzioni, non abbiamo mollato quando veramente tutto era contro di noi, e perché comunque ne vale la pena, che è bello. Ok, salutiamo anche Natale che ci manda il messaggio, un abbraccio. Ciao a lui. Natale. Ciao. E dobbiamo fare qualche saluto tecnico, perché poi c'ho voglia di una chiusura particolare, quindi se devi fare un saluto ti do 30 secondi. Saluto tecnico, ripeto, l'Associazione Culturale Tual Dance in collaborazione con l'UNICEF, ecco, questa è una cosa molto importante, insieme al Comitato UNICEF Città di Melito, quindi con Isabella Palamara e i ragazzi che fanno parte di questo progetto, quindi ringraziamo loro, ringraziamo il Comune, ringraziamo Anna, tutti quanti. Io voglio Dario qui accanto a te, velocissimo, veloce, perché anche lui fa un'altra parte, il nostro carissimo Dario. Devo dirlo che l'ho costretto proprio a partecipare, Dario. Assolutamente il nostro, sì. Dario, che... Buongiorno a tutti, buona domenica. La parte di Messier Dark. Messier Dark. Allora, Federico, Gaston, venite dietro di me. Piano piano, insomma, siamo in diretta, quindi riusciamo a salutare i nostri amici. Le telecamere sono lì. Allora, il gruppo è Tual Dance Musical, La Bella e la Bestia. Loro sono i protagonisti. Diamo un bel bacio, un ciao a tutti quanti. Sì. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ci vediamo venerdì. Buona domenica. Ciao. Vi aspettiamo 22, 23, 25 aprile 2016. Perfetto, noi abbiamo un po' fatto tutto. Io vi devo salutare. È stato veramente un piacere, un onore. E per poi noi anche il nostro. Grazie. Va bene. Un abbraccio, una domenica speciale. E chiudiamo anche con una bella canzone speciale. Un gruppo per me anche molto importante, Negramaro. L'8 maggio ci andiamo a vederlo. Sei tu la mia città. Un bacio da Antonella. Una domenica speciale, ciao, con delle persone meravigliose. E Tual Dance, ricordiamo il musical La Bella e la Bestia, Anna venerdì e sabato, e poi Bova Marina 25 lunedì. Un bacione, Silvio, venerdì te li affido anche. Ciao. Ciao. Ciao.